Grazie Presidente. Io nel mio intervento ho proprio sottolineato come in mancanza di regole certe si sono verificati negli anni disservizi più o meno visibili, più o meno dichiarati e più o meno comunicati. Allora, questo regolamento, come ho spiegato all'inizio, nasce nel rispetto di trasparenza nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, che da oggi in poi, i cittadini, dicevo, che da oggi in poi sapranno come fare per accedere al servizio e come fare nel momento in cui i termini di scadenza tramite domanda per accedere al servizio saranno chiusi. Quindi i cittadini sapranno già per tempo quello che sarà la situazione. Per quanto riguarda il piano del trasporto, proprio per questo, come ho affermato nel mio precedente intervento, è in atto sin da ora una acquisizione dei dati che dovrebbero portare a creare le migliori condizioni per avviare in maniera adeguata anche questo servizio di trasporti. Quindi noi siamo già da ora impegnati, abbiamo fatto, devo dire, durante tutto l'anno un'acquisizione di dati per andare a verificare le criticità. Quindi ora stiamo acquisendo anche i dati per poter offrire un servizio, il servizio migliore. Per quanto poi attiene la modalità di gestione del servizio, questo è altro, diciamo, investe un'altra sfera. È in vigore oggi un contratto di servizio che scade nel 2020 e che non ha attinenza alcuna con questo regolamento. Quindi credo che non possa essere accolto quest'ordine del giorno, per cui il voto sarà assolutamente negativo. Grazie.